Buongiorno, bentrovati, bentrovato a tutto il nostro pubblico a casa, ai nostri telespettatori, a TG2 Insieme. Allora, oggi vogliamo parlare di disabilità, ma quella che a un certo punto si accetta e addirittura si supera. Quindi tutta una chiave positiva, abbiamo degli esempi, delle esperienze meravigliose. Intanto vado subito a ringraziare, poi sentiremo le loro storie, ovviamente, Otello Litardi, buongiorno. Buongiorno, grazie di essere qui, tra l'altro lui è un istruttore subacqueo. Sì. E diceva, proprio ieri, la ricorrenza di cosa, Otello? Del mio anniversario, della rinascita. Hai capito? Allora lasciamo così perché poi lo spieghiamo che cosa vuol dire la rinascita di Otello per diventare istruttore subacqueo, quindi fa delle cose molto molto belle davvero. E voglio salutare Carlo Di Giusto. Buongiorno. Buongiorno, lui è un allenatore di basket al Santa Lucia, ovvero un istituto di ricerca, l'IRCCS nostro qui a Roma, dove c'è una riabilitazione, è vero Carlo? Assolutamente sì, legata allo sport. Legata allo sport, che lo sport quanto serve in questi casi. Allora permettetemi di ringraziare e presentare al nostro pubblico, che lo conoscerete un po' tutti, insomma, Giuseppe Trieste. Lui è FIABA, ovvero il Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche. Però diciamo questo, che lui è un ex atleta paralimpico. È così, Giuseppe? Pioniere. Un pioniere. Sentendo parlare di Santa Lucia, nel 61 si chiamava Oasi. Hai capito? E io ho debuttato... Proprio lì, e lei diceva proprio perché io poi a un certo punto, quando è stato? Nel 61 ha avuto un incidente, cosa è accaduto? Ma nel 61 c'è stata la mia rinascita, come diceva Otello, e nel 60 abbiamo avuto la prima Paralimpiade a Roma, per cui non potevo scegliere momento più esaltante momento per diventare disabile. Allora Giuseppe Trieste, abbiamo detto ex atleta paralimpico, quindi veramente un pioniere, però c'è questo fondo appunto che proprio si batte da anni, noi ci conosciamo da anni con Giuseppe Trieste, proprio per abbattere qualunque barriera architettonica, perché non si può, ripeto, la civiltà si basa anche su questo. Che stiamo facendo per questo, Giuseppe? Invece quali sono i vulnus, le mancanze più forti? Ma oggi c'è proprio un tuffo all'indietro, infatti come diceva Carlo, io ho avuto la fortuna di essere un pioniere, perché 1960, prima Paralimpiade al mondo in Italia, gli invalidi di guerra e gli invalidi del lavoro si scoprono anche atleti paralimpici, e io avendo un incidente nel 61, ecco, guardando lo sci di sottofondo, ho avuto immagini, l'opportunità con gli invalidi di guerra di fare attività sportiva, 4 coppe del mondo di basket, per cui vedendo gli amici giocare ricordo le coppe del mondo in giro proprio a livello internazionale, e ho fatto 12 discipline sportive, tra cui anche lo sci, non mi sono privato di nulla, paracadutismo, parapendio. Quindi la sfida è sempre più alta, diciamo che la come si chiama? Ma la non ci sono limiti, noi dobbiamo partire l'asticella, giustamente. Noi dobbiamo partire dal presupposto che siamo persone, quanto persone, madre natura non ci ha dato limiti, i limiti ce li poniamo noi e ce li pongono gli altri culturalmente. La disabilità è uno degli incidenti di percorso che ogni essere umano può incontrare lungo il suo percorso di vita, come ne incontra migliaia e migliaia di altri. E questo è, noi dobbiamo accettare sempre la sfida. C'è una regola, alzarsi una volta di più di quello che si cade per terra. Un uomo e una donna di successo sono quelle che sanno affrontare gli ostacoli quotidiani, perché ogni ostacolo in più che superi ti rafforzi e sei più forte per affrontare la vita. Certo, questo dice Giuseppe, vale proprio per la vita di tutti noi, tutti i giorni, no? Ma infatti quando Roberto parlava, la qualità del turismo è una qualità per qualunque essere umano. Noi parliamo di qualità percepita da ogni singola persona. Prendiamo la famiglia media, un uomo e una donna che hanno 1, 2, 3 bambini piccoli e che vanno a fare una vacanza, è chiaro che loro hanno difficoltà maggiori rispetto a quello che può avere una coppia che non ha figli. Certo. Le persone anziane, se raddoppiano gli anziani nel 2040, si parla del 40%, come sembra, dobbiamo sarà creare qualità percepita. Ecco, FIABA fa proprio questo, sta creando delle cabine di regia, sta facendo delle collaborazioni con tutti gli enti, in questo momento l'aeroporto di Roma, che è un aeroporto internazionale, è già tutto abbastanza,
di eccellenza, ma loro vogliono continuare a migliorare la qualità e adesso certo. hanno istituito proprio un trasporto car to go che va a prendere la persona a casa, al suo ufficio, la porta in aeroporto e l'assistenza lo porta al posto dell'aereo e viceversa quando arriva a Roma. Questi sono grandi servizi, perché potrebbero sembrare magari cose non invece sono fondamentali. Ma deve diventare una quantità normalità. Si la parla normalità, di PRM, esatto. persone a ridotta mobilità, e persone a ridotta mobilità è chiunque, è l'anziano, certo, è certo. una donna in stato di gravidanza, è una donna che ha dei per bambini qualunque piccoli. Qualunque persona abbia una difficoltà, esatto. no? Perché anche temporanea. Anche temporanea, diciamo esattamente, che anche temporanea. Negli aeroporti, e l'aeroporto di Roma è un esempio concreto, non c'è l'assistenza più per la persona con disabilità. Infatti loro quando partono ad andare a fare le trasferte, una volta c'erano due posti in aereo, se quei due posti erano occupati non potevi prendere Basta, quel volo. È vero, è vero. E questo è ancora triste che ci succede.